in un parco pieno di alberi, cespugli, eccetera, eccetera, c'era una coppia di fidanzatini. E i poverini facevano un po' di tutto, un po' di quello che fanno tutti gli innamorati quando hanno tempo. E dietro a questo cespuglio c'era un ragazzino che anche lui guardava e si arrangiava, un po' con la destra, un po' con la sinistra. E a un certo punto i due fidanzati finiscono di fare quello che stavano facendo, si mettono a parlare, e intanto quel ragazzino si riposava il braccio o l'altro braccio. Nasce una discussione fra i due fidanzati. Ma dove Gappunao, che non è possibile che noi siamo 6 anni insieme e mi stai sempre prendendo le stesse cose. Uno va con dei cambiamenti, sempre, insomma, cercare di avere un po' di fantasia per cambiare un po' le cose come... Perché non fa sempre le stesse, ma rosci. Ma devo cosa che non dici usare, tu lo sai che io sono una ragazza di famiglia, certe cose io non le... Non, quando non le so, non le so. Ma porca miseria. Castighi, a fare un vago di cambiamento non è che ci bolla sta fine sul mondo. E se tu non dici io, scusa, ma te non me le sampare tu cose, se me le insegni tu e io le faccio. E vabbè, ti da sampare un devo. Inizia a fare una cosa, tu fai finta, tu bisi gusto. E dai, tu piedi la cupola. E lui fai finta che gusto è un gelato. Tarda un gelato, si puzzi, fa schifo. Beh, insomma, mi lascia schistionare, sta fantasia fai così altro pure. Fai finta che gusto non ce l'ho e tu pappas. Si puzzi. Va bene, e dopo assaggio, cazzo, se mi piace, se non lo sputo. Va bene. Assaggio il gelato. Grazie, cosa sapuglia. Mi tutte piste mangiate stanno passate, disgraziato. E comincia a mangiare il gelato. Pappa, disgraziata, pappa! E che ragazzino riprende il suo motto. Finisce di mangiare il primo gelato. Grazie, cosa buona! Mi posso fare un altro culo? Pappa, manca i ingolfi, si pappa! Mangia ancora l'altro gelato. E quel ragazzino sempre a cambiare mano. Insomma, mangia 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 gelati. Questa qui sempre... Di bollatro, da buon! Su gelato è finito. No, donni bollatro, perché tu vivo e cinghessi e tu mi devi donare. No, donni donno, non buccicò la cosa, su gelato è finito. Ma spiegavo, su gelateria lo schianto. No, cinghette, gelato è finito. Signori donno, non buccicò la cosa. No, signori, te ho gelato di bollo, questo sei uno disgraziato. E te dovresti la calcolante. Insomma, a queste urla viene fuori questo ragazzino che era dietro il cespuglio. Gelati, gelati, gelati.